Buonasera, fanciulle e fanciulli. Eh sì, questa sera è un po' tardino, però voglio comunque lasciarvi un video e andiamo ad analizzare che cos'è che devi sapere in un messaggio per sbloccare la situazione. Ovviamente il messaggio verrà interpretato e recepito in maniera differente anche in base alle situazioni, che sicuramente non saranno le stesse per tutti e per tutte. Quindi prendetevi qualche minuto per focalizzarvi prima sulla questione che vorreste sbloccare. Respirate profondamente, stoppate il video e dopodiché lo potete ascoltare. Qui sotto, ve lo ricordo, ci sono gli estremi nel caso voi vogliate contattarmi per un consulto personale o per informazioni. L'email è molto semplice, tarocchiviaggioalchemico@gmail.com. Solitamente rispondo, se non nell'immediato, poco dopo. Allora, andiamo a vedere però con il nostro messaggio che cos'è che tu ora devi sapere per sbloccare questa situazione. Iniziamo da un arcano maggiore. Quindi, un'imperatrice a testa in giù, la interpretiamo per come si dà, ma per una questione pratica a me piace rimettere gli arcani maggiori a dritto. Quindi in questo momento c'è la tua creatività che può esprimersi tanto nell'ambito del lavoro, della vita personale e dell'amore, un pochettino bloccata o quantomeno c'è una confusione circa l'azione da intraprendere. Abbiamo la nostra imperatrice che in fondo la strada, la bella che è chiara, è coronata di stelle. Le stelle non si muovono dal cielo e danno l'indicazione anche al marinaio, anche nel momento in cui si trovano in balia del mare, alla deriva. Anzi, quello è il momento migliore per affidarsi al cielo, non necessariamente ad una divinità. Qui abbiamo una donna fortissima o un uomo molto forte che si affida alla sua capacità di interpretare gli astri. Quindi la vostra intuizione in questo momento potrebbe essere utile, ma solitamente la vostra intuizione voi la mettete un po' in secondo piano. Ricordatevi che la carta si è data a testa in giù. E la luna, che l'imperatrice gestisce con l'azione, non dico venga calpestata la capacità medianica, però la testa, ecco, vuole ragionare, spesso vuole essere molto più concreta. A differenza della papessa che sa rimanere in ascolto più a lungo, prima di parlare e prima di agire. Tant'è vero che la papessa gestisce la luna sulla tiara, sulla testa, proprio l'antenna bella che è messa sulla capoccia. Invece la nostra imperatrice no. Il suo viso non deve far trapelare nulla, la sua azione è perentoria e immediata ed è comunque una conquistatrice. Quindi, come un imperatore, l'imperatrice dà ordine agli eserciti, si conquista la terra dinanzi e si annetta il proprio regno. Ora è come se tutta questa situazione, che nel passato forse è stata anche utile, ma nell'oggi non vi dà tutta la soddisfazione di questo mondo, è come se voi vi sentiste comunque vuote di qualcosa, manchevoli di qualcosa, sta mandando in tilt un pochettino la vostra modalità usuale di agire, ma vi sta mettendo nella condizione di mettere al primo posto cosa? L'intuizione. Ora, la capacità di leggere gli astri. Quindi la prima cosa che devi capire e sapere in questo momento per sbloccare la situazione che vivi è che devi fidarti, quantomeno porti in ascolto, della tua intuizione. Che cosa ti vuole dire la tua intuizione? Allora, innanzitutto, pacificarsi. E questo può valere a vari livelli: pacificarsi con se stessi, con gli altri, quindi non andare ad annettere la prima cosa che vedi e che ti piace, quindi giusti tempi e rispettare anche lo spazio altrui. Magari sei molto passionale, no? E quindi vai subito nella vita della persona che hai dinanzi senza capire che magari quella persona vuole stare un po' così e sta sulla difensiva, vuole stare un po' sulla difensiva. È vero che tu dici guarda come vengo, con uno scudo piccolo piccolo, vuol dire che vengo in pace, no? Altrimenti mi barderei in maniera differente perché dovrei poi proteggermi. Però il problema un altro è che noi sì, proiettiamo le nostre cose brutte, ma anche le nostre cose belle sugli altri. Quindi magari tu hai delle caratteristiche, dei particolari tratti della tua personalità che però non sono nella persona che hai dinanzi. Magari sei molto più forte e l'altro, essendo debole, vive come usurpazione questa tua forza. Poi la conciliazione è anche all'interno dei propri pensieri.
a parte delle due facoltà che ti competono, razionalità e intuizione, in questo caso l'intuizione che è al secondo gradino. Qui li mettiamo in pari, siamo tutti uguali, davanti a Dio siamo tutti uguali, siamo tutti sullo stesso livello. Perfetto. E poi anche all'interno dei conflitti che si possono vivere in questo momento devi trovare, no, la pace interiore, la quiete interiore. Allo stesso tempo questa carta ti dice un'altra cosa, è una carta di indulgenza. A parte di confessione, quindi sii molto chiara con te e con le persone che hai intorno. Quindi in questo momento sbloccare la situazione vuol dire anche andare in maniera molto chiara e diretta, senza strategie, neanche strategia fin di bene. Devi essere proprio papale, papale. Cioè qui si può utilizzare tutto un bagaglio di espressioni, simbologie. E dicevamo, l'indulgenza come remissione dei peccati, essendo i peccati in Occidente ciò che è il karma in Oriente, è una remissione del karma. Stai per chiudere un ciclo, ti stai pacificando, ti stai equilibrando e ti stai predisponendo a cosa? Cambiamo mazzetto. Non me l'aspettavate il papale papale, eh? E non è una battuta, cioè è proprio quello che volevo dire. Vedi? Volgiti all'interno. Chiudi gli occhi, sei bella, non ti preoccupare, non devi sfidare le persone con lo sguardo. A volte sei troppo capocciona. Chiudi gli occhi, lasciati guardare, non avere paura, non ti possono fare nulla, ma d'altronde tu lo sai, è lo scudo piccolo piccolo. E noi sappiamo che le dimensioni contano, eh? Nelle cose importanti le dimensioni contano sempre. Se è il regno più grosso, sempre più grosso è. Invece qui la forza, la grandezza, è una grandezza d'animo. Sei ammantata di passione, di rose. E c'è questo scorrere. Come puoi andare alla deriva dentro te stessa? Cioè, dove ti perdi dentro te? Abbi il coraggio di guardarti e di guardare dentro. Segui quell'intuizione che non ti vuole ingannare. Ciò che è ingannevole all'esterno non è dentro di te, perché ciò che ti ha raggiunto lo hai già filtrato. Perché? Perché sei un'antenna tarata in un certo modo. Se la tua vita interiore è pura e cristallina, non puoi che captare delle onde radio di un certo livello. Quindi non vai a captare l'immondizia che c'è in giro. Ecco perché curare l'interno è molto più importante della facciata del sepolcro, no? Siete sepolcri imbiancati e poi dentro c'è il cadavere, c'è la putrefazione. No, noi non è che ce ne proprio sbattiamo altamente, è importante l'esterno, però a completamento di un pacchetto che contenga dentro un regalo di valore. Quindi recupera il tuo valore personale. Continuiamo a vedere qualcosina. Voglio darvi questo messaggino. Mi sento particolarmente ispirata in questi giorni ed eccoci la tua interiorità, che è la tua più grande difesa, e quando sei in te stessa è per questo che non devi avere paura ed è per questo che non ti serve lo scudo più di tanto. La nostra tartaruga saggia che si calma, l'abbiamo detto, no, tu agisci, sei una persona irruenta, no, calma, con calma. Guarda il passato, c'è ancora qualcosa in sospeso? Lo vogliamo chiudere? Lo vogliamo pacificare? Ci vogliamo sincerare con il nostro passato per poter riprendere il cammino? E quindi il tuo guscio, la tua protezione esterna è la tua stessa natura. Quindi tutto il resto sono sì degli orpelli in più, carini, perché fanno capire la casata, cioè danno delle descrizioni e delle informazioni su di te, ma forse è meglio non averli proprio per non darle queste informazioni. Come puoi proteggerti dagli altri tenendo a distanza le energie negative se sei una bella anima che attira le invidie? Non dandogli appigli. Allora, sai, no? Un'invidia viene indirizzata verso una persona nello specifico, affinché l'invidia colpisca di più chi si focalizza deve avere proprio la bella immagine di questa persona e deve sapere cose. Tant'è vero che le persone cattive che vogliono fare ritualità negative vogliono gli oggetti, i capelli, un oggetto, una foto e altre cose, no? Non stiamo qui ad elencare tutto. Fatto sta che più si riesce a visualizzare in maniera corretta e si hanno informazioni, più quel discorso, no, verso l'antenna manda il segnale radio brutto. Allora, a parte il fatto che abbiamo detto che se tu hai una vita impeccabile, per quanto ti riguarda, proprio t'arimbalza, come dicono qua, e proprio il segnale torna a loro, perché rimbalza per davvero, cioè la parabola gli fa fare, no, la curva così e lo rimanda al mittente, no? Ricetrasmittente, lo ritrasmette al mittente. Ma il punto è un altro, meno elementi mostri di te. Tranne che alle persone con cui hai confidenza e ti fidi, meno le persone che hanno delle invidie o intenzioni negative possono indirizzare in maniera corretta il loro brutto pensiero verso la tua persona. Perché non hanno proprio un appiglio, un substrato energetico. Quindi è come se non hanno l'indirizzo. È ovvio che chi non ha il tuo indirizzo, prima o poi, se si focalizza tanto e viene a cercarti, potrebbe incontrarti, incrociarti, trovarti.
Però è molto più difficile e puoi sempre confondere le acque. Quindi chiarisci in te stessa e confondi gli altri, che è una protezione. Nasconditi. A volte, no, quando comunque si ha voglia di fare cose anche per il bene altrui, ci si mostra, si è visibili. La visibilità non è necessariamente una volontà di, non so, di nutrire il proprio ego. È anche semplicemente una questione pratica e tecnica. Se io voglio essere, no, un catalizzatore per dire di offerte per un'opera di bene, mi devo mettere in prima persona, ci devo mettere la faccia, come si suol dire, ci metto la faccia. In questo caso non mettercela la faccia. Minimamente. Non ti conviene, meglio mettere una maschera. In che senso? Un atteggiamento neutro in questo caso, non manipolatorio. Quindi cerca di essere una persona che non fornisce agli altri tanti elementi, energeticamente parlando, utili per far comprendere il proprio indirizzo. Così non potranno indirizzarti energie negative. Fuori ci sono i gabbiani che si lamentano. Di conseguenza, io non so qual è la situazione a cui stai pensando, però stanno arrivando delle indicazioni utili proprio a proteggersi, a conoscersi, a rimettersi in movimento nella posizione corretta, a chiudere un ciclo e ripartire. Quindi, poiché questa sera non vi voglio assolutamente annoiare, spero che vi piaccia, lasciatemi il commento che sono contentissima. Per chiudere, se le carte volessero dirci in poche parole che cosa devi capire, allora. Tutte le condizioni sottoposte a stress che hanno a che fare con l'ambito dei sentimenti, ora e nella tua vita, sono divisive. Tu devi riuscire a far convergere l'energia positiva verso un fine unico nella conciliazione delle due parti che ti competono prima ancora che nella ricerca di una persona che ti completi. Queste due metà possono essere queste due metà, possono essere queste due metà. Fai di due uno per essere un essere completo che trova l'amore al fianco di un altro essere completo, altrimenti cercherai sempre qualcosa con l'ansia di chi si sente imperfetto e mancante. La mancanza non viene colmata da ciò che trovi se non sei intera comunque tu, perché diventereste tre quarti. Cioè, se la totalità è quattro quarti, tu devi diventare i tuoi due e lui i suoi due. E poi vi completate. Cerca l'altra parte di te, testa e cuore, completati e troverai la persona al fianco. Quindi non confondere la completezza con il riempimento. Vediamo meglio. Lascia andare, chiudendole ovviamente, risolvendole, affrontandole, quelle situazioni del passato e del passato, quelle frasi rimaste a metà, quei discorsi rimasti sospesi perché ti appesantiscono e soprattutto non portare rancore. Lascia correre le cose che non ti servono. Tu immaginati una cosa sola ed è banalissima. Il rancore è come uno zainetto, no? Il rancore non ti appartiene come natura, non è che nasci rancoroso. Ok, è uno zainetto che metti sulle spalle. Più il rancore accumuli, più lo zainetto è pesante. Quindi ti appesantisci e quindi ti rallenti e quindi ti deformi e quindi ti pieghi a te stessa, quindi ti curvi in avanti, fai uno sforzo inutile, disperdi energia. Quindi poi tu sai che cosa dicono queste voci, di cosa parlano, ecco, queste pesantezze di cosa parlano? Lascia andare le pesantezze che ancora riecheggiano nella tua mente. Fai spazio all'interno per accogliere che cosa? Vediamo che cosa ti completa veramente. Per essere poi uno con l'altra metà di te. Cosa può riempire quel vuoto che aumenta se butti la spazzatura, no? Una stanza vuota, se è piena di sacchetti di spazzatura, prendi i sacchetti e li butti, diventa un po' più vuota, ma in realtà diventa un po' più pulita e diventa anche un po' più capiente. Allora, fai fatica a lasciarti andare. C'è una parte di te che fa fatica a lasciarsi andare, a conoscersi e a lasciarsi conoscere. Cioè, tu quella protezione, il piccolo scudo, il guscio, l'armatura, il distacco, effettivamente ancora non riesci a togliertelo di dosso. Però è vero anche che queste lacrime hanno un calore sempre maggiore rispetto alla facciata. Quindi sembrerebbe quasi che i piccoli dolori, se li guardi in viso, li affronti, possono essere una sorta di puntello con il quale iniziare a scalfire la parete di ghiaccio. È come se i piccoli dolori, essendo fatti della stessa natura del ghiaccio, della stessa sostanza, ma a una temperatura differente, possono diventare
il primo elemento di soluzione del problema. Quindi nel veleno l'antidoto, le carte stanno dicendo che l'antidoto è dentro di te. Poi ovviamente questo è un messaggio molto particolare, quindi è difficile anche concretizzarlo in un'indicazione specifica. Sappi comunque che nel tuo problema c'è la soluzione. Questa soluzione la trovi se guardi in te stessa. La soluzione è della stessa natura del problema, ma è come se fosse un pochettino più tiepida, che aiuterà a sciogliere il problema se lo vogliamo far assomigliare al ghiaccio. Quindi creerà un'apertura di mente e anche un'apertura degli occhi, e anche un'apertura intesa come un'intuizione che ti porterà al compromesso delle due parti dentro di te, al compromesso all'esterno. Quindi alla fine il sentimento dovrebbe trionfare, vediamo un'altra carta, per regalarti la completezza. Noi siamo il mondo, abbiamo chiuso il cerchio, ci siamo dati una mano. Guardate fanciulle come chiudiamo il discorso in maniera bellissima. Fatemi sapere. Un bacio, a domani e buonanotte!